Fabrizio da Buno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio da B2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento della domenica mattina con Farming Simulator dal titolo Caffè in Farm. E quindi un saluto a tutti voi che vi siete sintonizzati in questo momento in live qui su Twitch e un caro saluto a voi che lo state guardando in replica sia su Twitch che su YouTube. E allora oggi andiamo avanti con la produzione di barbabietole. E se vi siete persi la puntata, o meglio la live del sabato sera con dal titolo Aspettando Farming 22, vi invito magari a dare un'occhiatina. E allora, detto questo, e io vago. Ui, Alfredo, buongiorno, buona domenica e buona carica caffeina. E allora, detto questo, hi everyone, welcome to the stream. Today we will go on producing sugar beets and we will sell them and try to go on with our challenge. And so now we have to prepare the field. E quindi iniziamo a preparare il campo, ma soprattutto mettiamo un po' di musica in sottofondo. E quindi iniziamo a preparare il trattamento. Poi andremo a prendere anche, ovviamente, il macchinario per raccogliere le barbabietole. E se mi sono fatto bene i calcoli, dovrei spendere poco denaro residuo dell'azienda. E oggi faremo un bel po' di cose. E molto probabilmente spenderemo anche un po' di soldini. Ma comunque ci serviranno per espandere la farm. Vedremo un po'. E allora, approfittate, visto che siamo ancora in pochi, prendete il caffè, andate al bar qui al parco mezzi, prendete una bella tazza di caffè, o per chi piace il tè, prendete insomma qualcosina, offre Zio Tab. E allora continuiamo, come dicevo. Ovviamente è stata una bella sfida ieri preparare tutto questo campo enorme, e ovviamente l'ho modificato. Infatti alcuni pezzi di questo campo erano erbosi, erano fatti ad erba, e adesso appunto li ho espansi un pochettino per permettere di grazie. E io, per dimostrarti la mia riconoscenza, ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì, sempre. Alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. Ecco. E quindi stamattina ci tocca lavorare un po' di più. Ho approfittato, gli operai stanno riposando a casa, e ho detto quasi quasi mi anticipo un pochettino, così
Quando poi lunedì torno diranno: bravo Masto, hai fatto un ottimo lavoro sui gambi, bravo, bravo. Eh sì. Allora, qua questo è un bestione da, se non ricordo male, una quarantina di metri. Giusto? Vediamo un po'. Quanto è grande? 48, quindi questo campo mi sa che... Vediamo quanti passaggi facciamo per trattare il campo, così ci rendiamo conto pure di quanto è grande. Ad essere grande, grande, perché sono questi tre campi messi insieme. Ora capiremo. Per il momento qua stiamo a 100 metri. Alla grandissima Freda, buongiorno. Spero che anche a te le cose vadano alla grandissima. Ho fatto una breve carica caffeina intensa prima di venire in chat, in live qua, perché la caffeina risveglia un po' i sensi qua e gradualmente facciamo anche un po' di riscaldamento della voce. Altrimenti qua rischiamo di rimanere senza voce e quindi facendo un po' di esercizi piano piano non si spreca la voce, ma soprattutto quando si entra nel dispositivo di qualcuno, che sia il cellulare, che sia un computer o la smart TV, eccetera eccetera, quando si entra nella casa di qualcuno è bene non avere un tono di voce alto, altrimenti poi si risulta anche un po' scostumato, maleducato. E allora, e questo è quando, diciamo così, bisogna mantenere un certo equilibrio. Ok, quindi qua stiamo a 150 metri. Ops, ho buttato all'aria la segnaletica qua. Allora, qua siamo a 200 metri. Cazzo, ma è grosso sto gamma. Per la miseria. Caspiterina. Credevo fosse più piccola. Invece già stiamo a 200 metri di lunghezza. Beh, qua mi sa che sono quasi 300 metri di campo. Urca. Ecco perché a lavorare tutto il campo ci vogliono almeno 3 ore. Alla faccia del bicarbonato tissotti. Oh, sto lasciando la striscia là. Vabbè, andiamo avanti, poi la recuperiamo a termine del lavoro. Wunderbar, ya. Comunque siamo già a 200, 250. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh sì, a quanto pare sto campo asimmetricamente è bello grosso, è bello rossicillo, come si dice dalle mie parti, comme je dis, comme on dit dans mes parties. Ce champ il est énorme, il est très grand. Hello, bonjour à vous, bienvenue dans la direct, bienvenue avec notre rendez-vous du dimanche matin avec Dimanche Café en Femme. Et alors, comme d'habitude, nous allons continuer les travaux que nous avons commencés le samedi soir. On continue, on va essayer de faire un peu gagner un peu d'argent. Et les rendez-vous avec Farming Simulator sont deux, le samedi soir de 21h, depuis 21h, et puis le matin, le dimanche matin à 10h jusqu'à midi. Et alors, bienvenue encore. Merci si vous êtes en train de regarder cette vidéo
direct ou en réplique ici sur le canal Twitch ou dans mon canal YouTube. Merci, merci, merci. So welcome everyone, welcome to the stream, welcome to our rendezvous of the Sunday morning with Sunday Cafe and Farm. As our habitude, we will go on working on the field, on the big field, going on to work with the works that we have done during the Saturday night in the programmation called Waiting for Farming 22. Okay. I hope we will have some fun, and if you didn't bring the cafe, please go at the bar of the farm and take a cup of coffee or tea, whatever you want. And now, thank you so much, and let's go on. Questa è la striscetta che ho mancato prima. Allora, ora sono le 8:30 nel gioco. Quindi significa che quasi probabilmente dovremo lavorare di notte. E allora, sapete cosa c'è di nuovo? Io direi di mettere la crescita veloce delle colture qua. Così, diciamo. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai i nervi! E quindi dicevo che mettiamo la crescita veloce, così possiamo fare qualche lavoretto in più sul campo. Sul campo di Kalchen. Rubicon. 9.000, e 9.000 dovrebbero essere i litri che può contenere il serbatoio. Sciria, sciria. Ciriella. E la casa ritorna più bella. E allora, adesso andiamo ad acquistare il macchinario per raccogliere le barbabietole. E allora questo quasi quasi lo metto qua. E forse mi sa che ci andrà giusto giusto dall'altra parte il macchinario. Ok, allora, barbabietole, prendiamo il più economico. Gli attacchi sono uguali o sono diversi? Bella domanda. Allora, vediamo un po' le lame più grandi, chi le produce. 5 metri, terra d'os. Quindi sono 100, abbiamo usato 83 più si potrebbe anche prendere questo, vediamo un po'. Una bella raccoglitrice, bella grossa.
Allora, facciamo la pazzia, dai. Che dici, la facciamo questa pazzia? La prendiamo usata, ovviamente, risparmiamo 100.000 euro. 3,96. Vediamo un po'. Anche se sarei più propensa per questa qua. Quasi 500. Ci roviniamo? Ok. Allora, usata, la prendiamo. Oh là là. Mi sto proprio rovinando oggi. Allora, eccola qua. Configura, usata. Gli spiccioletti, con gli spiccioletti sono rimasto. Eccolo qua. Bello grandicello, eh. Abbondiamo, abbondandum. Accendiamo i lampeggianti, perché su strada questi mezzi devono circolare con i lampeggianti accesi. Luci accese anche di giorno. A proposito, io potevo anche, ora che ci penso. Come si è incastrato questo? Usciamo dall'altra parte qua. E allora, quasi quasi. Ah, però, hai sentito il clacson? Un bestione così grande gli hanno messo un clacson da clacson da ciclomotore. Simpatico però. Ah, bello sto bestione. Le barbabite dobbiamo vedere se siamo fortunati, se ce le pagano abbastanza bene. Allora, se non mi sbaglio, ops, dovrei aver installato la mod della fabbrica di barbabietole. Ah, mi stavo scordando che devo andare prima a rabboccare il mezzo qua. Ok, qua possiamo anche spegnere, visto che non siamo più su strada. Oh yes. Alright. E io pago. Qua c'è un bel po' di cose da fare, ma sicuramente ci sarebbe costato molto meno. Vediamo un po'. Questo qua vive. Ma sicuramente andremo a vendere qualcos'altro durante la live, quindi vedremo un po' il prezzo del latte. Eh sì, 130.000 ne avevo, 350, 220.000 euro sono state mosse dal conto dell'azienda. Ah, se lo sapessero gli operai, non diciamo io nulla. E allora andiamo a riparare un attimo il mezzo qua. Mettiamo a posto un attimo questa attrezzatura qua, ovviamente.
E così approfittiamo e facciamo una bella carica caffeina. Ok, perfetto. Il bestione da 500 cavalli lo mettiamo a posto su qua. Sta ancora acceso. E beh, giustamente. Ripariamo un attimo il mezzo. E nel frattempo aumentiamo anche la velocità del gioco, così già ci troviamo belli e pronti. Qui. Ecco qua, ripara. 700.000 euro, mamma mia. Ai ai ai. 700 euro, scusate, 700.000 euro. 700.000 euro è costata l'X9 qua, della John Deere, la Trebbia. 700, 3.000, praticamente sì, quasi quasi. Ho speso 4.000 euro, effettivamente non male, la mod dell'usato. E allora io nel frattempo che inizio a crescere, non poverissimi, perché io devo ancora vendere due cavallucci. A proposito dello sproposito, recuperiamo i primi 100.000 euro qua. Allora, e uno e due, voilà, abbiamo recuperato 100.000 euro, che per il momento ci tornano utili. E qua ovviamente le mucche hanno sempre bisogno di cura. Allora vediamo un po'. Ah, poi devo anche togliere tutta sta roba qua, il concime, che ormai è tanto, e quindi vediamo un po' quanto mi paga il concime, se comprano il concime, dove soprattutto lo accettano. Da nessuna parte. Ok, va bene. Allora qua il latte è poco. I liquami, giusto, non ci ho pensato. Vediamo un po' liquami. Niente. Allora, se io installassi, vediamo un po' se c'è ancora il minuscolo biogas qua. Allora, questa è la sugar beets, non è questo. Vediamo un po' dove sta. Prima qua, aspetta, forse ho visto qualcosa. Sell point, manual storage, ok, ma questo sell point, sugar pizza, ah, queste è un po', niente proprio, no, niente, vabbè. Allora qui abbiamo già visto. Ok, allora mo ci tocca ritornare sul campo, su Goppo Gamba. E facciamo passare, facciamo scorrere il tempo velocemente. Va
barbabietole, dove che le accettano. Sta salendo anche il prezzo. Ottimo. 250 euro, non sono malaccio. Sono sempre soldi che riusciamo a recuperare per l'azienda. Oh via, vediamo un po' se abbiamo fatto un lavoro decente. Vabbè. Barbabietole. Su via. Oh via. Eccole qua. Sono belle cresciute. E adesso le andiamo subito a raccogliere. E vediamo un po' se riusciamo a recuperare qualcosina. Tutto sommato 100.000 euro li abbiamo recuperati dalla vendita dei cavalli. E qua mo ci tocca qualcosina, ovviamente l'abbiamo recuperata dagli impianti, dall'impianto eolico che è installato in farm. Beh, diciamo che, come si dice a Napoli, storta va dritta vai. Quindi bisognerà lavorare molto duramente per recuperare il paparello. Pensate che io volevo coltivare questo terreno con le patate, ci avrei impiegato una vita per seminare un campo di 300 metri, di quasi 300 metri di larghezza. So I was thinking about if plant potatoes here on this big field of at least 300 meters of sight, and I was saying that for doing this work I needed a lot of time, maybe an eternity. But with sugar beets I think that has been the best choice of what to see down the field. I spent a lot of money to buy the machinery, obviously use it, trying to not spend a lot of money. Allora, diciamo che con questo macchinario, rispetto alla raccoglie patate, è più rapido, è più veloce e ovviamente ha una capienza maggiore rispetto agli altri macchinari. Ecco perché alla fine ho scelto per il momento di piantare le barbabietole da zucchero, proprio perché dal punto di vista dei macchinari siamo agevolati. So I decided to plant the sugar beets because of the machinery. There is a huge different side from the machinery of the
the potatoes and the sugar beets. The sugar beets machinery is bigger, more bigger than the potatoes machinery. And we will spend less time on the field working, and we will try to do other things. Ecco, mo mi converrebbe 45.000 litri, e no, per forza mi serve per forza il rimorchio questo qua. Eh sì, 110.000 litri di capienza. Però sto pensando quasi dovrei installare la mod del BGA che accetta anche le barbabietole. So I was thinking to install the mod of the BGA that accept sugar beets, and we should earn money. Effettivamente, mo ci ho pensato. Oh, colpo di coda. Proviamo a fare un'altra strisciata qua. Striscette, chiudiamo, ovviamente. La bocca da fuoco, non so come si chiama, il tubo di scarico. Le tuyau de chapon. E allora, bonjour, bienvenue. J'ai décidé de ne pas planter les pommes de terre parce que j'aurais dû faire des travaux ici sur le champ. Et j'aurais dû passer, je pense, une semaine. Je rigole. J'aurais dû passer beaucoup d'heures à planter, puis j'aurais eu beaucoup de difficultés avec la machinerie, avec la machine qui les pommes de terre. Et donc j'ai pensé de planter autre chose. Et alors on danse. Et voyez le barbapietre. Era deciso, sì. Era semana i patana, i barbapietre. Però fino a oggi ho pensato, capo, chi padano, ci sono un sacco di tempo, ci prendono un sacco di sorte e non sapendo se riusciamo a recuperare. E ci voleva un sacco di tempo per semana e per chi a raccogliere. Poi ovviamente, invece, la soluzione più veloce è stata barbapietra, perché la seminatrice normale, che le casa usa con cotone, con mais e piante, quindi diciamo che è una parte ha sparagnato a livello di tempo, ma una parte ci ha già capezzato, ha già pavato giù assai per cattare la macchina raccoglitrice. Però era un sacco di tempo che non coltivava a barbapietra e avremmo un po' così eventualmente potremmo pure installa più porcellucci, morimmo poco, che si meppavano poco. E uno lui cami venne che sticca i barbapietole e poi questi ci danno i porcellucci. E allora, come anticipavo in lingua napoletana, stavo pensando di fare una cosa, vedere intanto di vendere 1/2 camion. Quindi parliamo di 220.000 litri
Barbabietola e vedere quanto ce le pagano. Dopodiché valutare eventualmente di acquistare ed installare uno spazio per l'allevamento dei maialozzi. Perché se non me li pagano, diciamo, non dico bene ma benino, e la spesa non vale l'impresa, la spesa non vale l'impresa, e quindi diciamo che i maialetti più o meno li possiamo sempre vendere, quindi recuperiamo sicuramente qualcosina dal punto di vista economico. Loro producono concime e metterò una mod che mi permetterà di usare il concime per alimentare un piccolo impianto di biogas, che ovviamente metterò, installerò come mod per andare avanti con l'avventura. Oh, 14.000 euro di entrate, non male. Non so perché, ma ho paura di rovinare quel bel Turbostar. E a proposito di Turbostar, vi aspetto martedì dalle 15 alle 18 con il consueto appuntamento con il Turbostar di Raf Garage. Gireremo un po' l'Europa e metteremo a dura prova questa vecchia gloria del trasporto su gomma made in Italy. So I was talking about the turbo star here on farming, and I was saying that we have a week rendezvous of the Thursday with the Turbostar Baralf Garage on Euro Truck Simulator 2. So if you are a lover of this truck, you can watch my live streaming on the Thursday with the Turbostar by Raf Garage. Alfredo, ma cosa ne pensi? Che dici, riusciremo a recuperare qualcosina qua dalla barbabietola? Io sto pensando di installare il biogas. Quasi quasi finiamo di raccogliere sta striscetta e poi andiamo nel mod hub e vediamo di recuperare qualche biogas piccolino. Vediamo un po' come meglio possiamo aggarbarci, perché al momento qua chi accetta un barbabietola è solo un mulino di ferro. No, dimmi che non è quello. No, supermercato 2,24, le vado a vendere al supermercato. Sì, assolutamente.
là quando passa il trenino. Trenino, 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 andiamo. Yeah. Barbabietolen, dove siete? Bel bestione. Fra i più costosi. Però abbiamo anche una lama abbastanza grande. Sicché da una parte l'abbiamo spesa economicamente, dall'altra parte l'abbiamo recuperata in time, tempo. Soldi baffetti, ovviamente. Le moustache. Moustache. Bella quella chiave. La chiave di violino. Detta anche chiave di sol. Arriviamo a quel punto, tac, e si ferma. Due, uno, stop. Ah, abbiamo percorso molta più strada, dai. Allora, quasi, io direi di prendere il Turbo Star e metterlo a bordo strada, perché è un po' complicato, ci andare avanti indietro. E qui mi sa che dobbiamo anche fare il primo scarico del mezzo. Vediamo un po' quanto recuperiamo. Nonostante le sue 38 ore, quasi 39 ore, sto Turbo Star mi sorprende, è una bomba. E complimenti al mitico modder Peppe 978. Complimenti, grande Peppe, ovviamente sei il numero uno. La trebbia mi sa che la macchina raccoglitrice comunque devo portarla indietro, quindi arrivato a sto punto io mi metto già il camion pronto per uscire, visto che con le quattro frecce accese, anche se stiamo da soli, che sono le mezzanotte 20 all'1, ok. Allora, non sappiamo di quale giorno è nel gioco, però è 20 all'1 quasi, quindi la maggior parte dovrebbero essere a letto. Eh sì. E ovviamente grazie a Midigacci per avermi fatto scoprire questo bel rimorchio. Bello capiente, 110.000 litri. Grande Midigacci. E se non seguite Midigacci, mi raccomando, seguitelo. Lasciate un bel follow al suo canale perché è molto bravo, divertente,
simpatico e non vi farà scocciare. Ovviamente insieme agli altri amici streamer vostri che vi piacciono, insomma, questo è ovvio. Vediamo un po' quanto riusciamo a recuperare. Allora, il supermercato sta qua, dovrebbe essere. Sì. Ok. Mettetela con questa litania! Quella carissimo zio Fernbus, buongiorno e ben ritrovato. Hai visto qua? Sto vedendo se ne vale la pena, se ne è valsa la pena di aver investito in barbabietole. Abbiamo speso, quant'è che abbiamo speso in macchinario usato, prettamente usato. Allora vediamo un po', ho speso mi sembra sui 700.000 euro. Acquisto terreno, veicoli, acquista nuovi veicoli, 500, quasi 500.000 euro. Vabbè, ho venduto ovviamente in mezzi, 24.000 euro. Mi sa che dopo 10 vendite qua ho recuperato, direi. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Ci siamo rovinati questa mattina, è domenica. Se lo vengono a sapere gli operai, no, non sai quelle che mi dicono. Mi diranno, ma voi avete speso tutti questi soldi, spesi, ma com'è, così, con là. E ora ovviamente ho venduto anche i due cavallucci. Oh, cappa, cosa porti di bello oggi, caro Fernbush? Ovviamente l'amico Fernbus solitamente inizia la live, la stream alle 19, però seguite, mettete un follow al suo canale, mi raccomando soprattutto attivate la campanella per essere sempre informati sulle sue attività, ma anche sulle attività del sottoscritto e dei vostri streamer preferiti. Quindi il follow e poi attivate la notifica sia su PC ma anche sui dispositivi che sono i cellulari, tablet e queste cose qua. Forza Horizon 5. E allora sono panzirisate. Allora non mancate alla live di Fernbus, mi raccomando. Fernbus 08. E vi fa scombisciare dalle risate. Alla grandissima, mi ha fatto morire da ridere. Ma tu sei spassoso, mi fai sempre divertire. E mi ho visto pure che ti stai avvicinando anche al famoso e fatidico traguardo, ci siamo quasi. Stai passando in tripla cifra con il 700, piano piano si va avanti. Ma Alfredo, allora ho scaricato 110.000 litri di barbabietole, ho recuperato quasi 25.000 euro di soldini, ovviamente approfitta. Esatto, grande Fernbus. Anzi, Fernbus, sai che cosa sto pensando di fare? Allora,
Hai una nuova promozione, caro Fernbus. Vedi un po' se ti esce qualcosa. Vedi se noti qualcosina di diverso. Forza Horizon, bello. Ma poi come lo porti tu mi fai schiattare proprio dalle risate. E comunque la macchina della polizia inglese, quella è veramente fatta bene. Ok, ci siamo, avete fatto bene a farmelo notare. Dove sta? Ok. Fernbus, ci sei ancora? Sei sparito, sei scomparuto. Zio Fermus dov'è? Where is Uncle Fermus? Grazie per avermelo fatto notare, Alfredo. Altrimenti avrei rischiato di fare una buona parte di questa live qua senza la schermata principale. E so dolori, e so dolori. E siamo riusciti a fare il primo giro del campo quasi. Piazza del Campo, Siena. E quindi io teoricamente andando a vendere una decina di camion, quindi significa parecchi litri, recupererei la metà. Però poi alla fine io ho fatto sta cosa, oltre a raccolta la barbabietola, poi il macchinario per il momento lo venderò perché non mi sembra il caso di avere un macchinario che per il momento userò poche volte e quindi con la parte residua delle barbabietole molto probabilmente metterò il recinto con i maialozzi e così col BGA wifi vediamo di recuperare qualcosina. Fernbus, è scomparuto Fernbus. Alfredo, non so se tu conosci l'amico Fernbus, comunque te lo consiglio, ma come canale ti diverti. Lui è toscano però. È un simpaticone, è toscano, dicevo, è Fernando toscano. È un bravo, è un buono vaglione. È divertente. A differenza mia ti fa schiattare i resati, io sono leggermente un po' più serio, forse. È in gamba veramente. Se vuoi dare un'occhiata al canale, magari insomma, gli lasci un bel follow anche a lui se non lo conosci già. Il mitico zio Fernbus, zio Fernbus da Firenze, dalla Toscana.
Arrivo, capo. E cosa da scaricare macchina? Arriviamo subito, capo. Oh, però sul campo 64 km orari sono tanti, Veramente tantini. Come volevo salire su quest'altro mezzo? E forse recuperiamo qualcosina. Abbiamo già recuperato la vendita dei due cavalli. Lavoriamo di notte. Otte. Lo diceva Meruda che di giorno si suda, ma la notte no. Lo diceva Picasso, io di giorno mi scasso, ma la notte no. Samosha di giorno, ma la notte no. Giorno mi tormenti così. Parapara giorno, mi fai di sempre sì, yeah. Ma la notte no. Questa era una delle tante canzoni che durante un programma degli anni 80 che si chiamava Quelli della Notte, presentato dal mitico Enzo Arbore, il mitico maestro Renzo Arbore, cantavano anche questa canzone qui. E la sigla iniziale invece era la vita è tutto un quiz, quella lì che fa: sì, la vita è tutto un quiz e noi giochiamo e rigiochiamo perché noi non ci arrendiamo fino a quando non vinciamo. Erano altri tempi, i programmi della TV italiana venivano praticamente inventati da zero. Non erano, diciamo, ispirati ad altri canali, ai programmi di altre nazioni, e quindi so di certo che poi Renzo Arbore ha inventato tanti programmi durante la sua lunga carriera, oltre a quelli televisivi anche quelli lì radiofonici, e infatti la maggior parte dei presentatori di quell'epoca, quindi parliamo dei 50, 60, 70, 80, diciamo i primi, tipo anche il grande Mike Buongiorno, il mitico Corrado, hanno iniziato la loro carriera facendo radio. Infatti, per chi non lo sapesse, il format della corrida in realtà è nato in radio, non è stato subito un programma televisivo. Allora, qua direi di continuare sta riga qua, così ci troviamo anche là dove scaricare già pronto. Ok, il Turbo Star dove sta? Sta all'altro lato. Spostiamoci noi qua.
New Holland. Capo. Un caffè. Trenino. E comunque devo dire la verità, grazie al consiglio dell'amico Manuel CRC underscore Manuel, unendo questi due campi possiamo dire di aver fatto una cosa buona, almeno raccogliamo un bel po' di materia in più. Fammi raddrizzare il tubo qua. Sembra che vada fuori il... Ecco qua, diciamo che più o meno è leggermente più realistico. Realistico. Oh via. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Quella... Ministrissimo, illustrissimo, ministrissimo, harem harem omnibus, de gustibus, de gustibus. Buongiorno. E beh, stamattina abbiamo fatto una bella spesa qua. Abbiamo acquistato sto macchinario, ieri sera ho seminato le barbabietole e oggi mi tocca raccoglierle. Tu pensati. È tutto... Tutto questo per mettere poi lo zucchero nel caffè. E allora anche a te buona carica caffeina, caro Maurizio Max. Buona caffeina, buona carica caffeina della domenica mattina. Abbiamo fatto pure la rima. Hai già preso il caffè per caso? Se non l'hai ancora presa, basta che vai al piccolo bar qua, al parco mezzi, e puoi prendere qualche altra cosa. Oggi offre Zio Dapp qua. Approfittiamo, visto che lo zucchero qua con la barbabietola dovremmo recuperarne un po'. Vediamo un pochettino. Faccia del bicarbonato di sodio. Il caffè non si rifiuta, ricorda. Il caffè si offre a due persone, alle persone che stimi e alle persone a cui vuoi bene. Quindi quando un napoletano ti offre un caffè non puoi rifiutarlo. Oddio, diciamo che puoi anche dire guarda prendo qualche altra cosa, ma diciamo che il senso del caffè a Napoli ha tutta un'altra valenza, diventa anche molto più affettiva, non è solo il fatto di vai dimmi.
Mappe qua ne abbiamo recuperate. Non ho detto di tutto il problema. Ieri mattina sono ritornato a casa presto dal lavoro e ho trovato mia moglie a letto con. E ho trovato mia moglie a letto con uno. Mia moglie mi ha risposto: stai calmo, vatti a prendere. Wow, questo è bello. Stai calmo, vatti a prendere un caffè. Mamma mia. Ah, questo è bello. Wow, questo è proprio bello. Wow, mai. E qua ci vuole l'applauso, anzi qua ci vorrebbe l'ovazione, però va bene anche l'applauso. Mamma mia, ah, è stata bella sta battuta. Io conoscevo quell'altra là, ma è un po' più vecchio, quella là che faceva mi dia un caffè né troppo alto né troppo basso, appunto giusto. Però è una barzelletta che ho ascoltato nella metà degli anni 90 in un programma che si chiamava La sai l'ultima, forse te lo ricordi. Presentata da Pippo Franco, dove in effetti poi sono usciti anche diversi barzellettieri. Ora non ricordo se Uccio De Santis pure lui ha partecipato a questo programma, però Uccio pure è bravo, tra l'altro è un bravissimo comico pugliese. Ma ce ne sono tanti di bravi cabarettisti, comici o comici in generale. Stamattina sono è troppo bello. Stamattina sono tornato presto al lavoro, ho ritrovato mia moglie, ho letto con uno. Mia moglie mi ha detto: stai calmo, vatti a prendere un caffè. A questo punto il dottore gli dice: sì, ma io che c'entro con i vostri problemi? No, dico, dottore, mi fanno male tutti sti caffè. Ma allora il compare era il doc, grande Giove. Ma bella questa. Grande Maurizio Max. Questa barzelletta merita un applauso e te lo faccio io l'applauso. Ecco qua, tutto per te. Allora, io direi quasi quasi continua a lavarti e basta. Eh sì, io penso che forse mi rimarrà giusto giusto un pezzettino da raccogliere, ma lo farò off camera probabilmente. Potrei anche farcela perché ho una lama di 5 metri e mezzo quasi. È un camion che ha la capienza, dicendo il rimorchio, pardon, ha una capienza dicendo 10.000 litri. Quindi vado a scaricare, penso, ogni paio di ogni giro completo, ecco, diciamo così, del campo. A proposito, l'ho misurato questo campo di larghezza, il punto più largo è di quasi 300 metri. Hai capito? 300 metri. L'ho calcolato con il macchinario per quello con il diserbante là, è quello che utilizza anche il fertilizzante liquido.
Fatti il calcolo, ma è parecchio, eh. Tanta roba, io non mi sarei proprio aspettato 300 metri. E quindi alla fine, come ho detto prima, il consiglio di Manuel, un altro amico Di che segue il urgenza, canale. chiami Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! E diceva che comunque, ah, questo è pieno, grazie al consiglio di appunto di Manuel, ho recuperato un bel po', insomma, l'ho accennato pure ieri, 50.000 litri di materiale, e non è poco. E speriamo di non incastrarci un'altra volta. Che dici, volerà tutto qua il fertilizzante? Se non chiudo il cummuglio qua, se non chiudo la copertura. Lisava. Lisa, Lisetta. A quest'ora staranno nel Nick the Club a divertirsi. Ma gioco sono 10 alle 3, o per quelli che masticano la lingua partenopea sono le 3 meno 10. Emmo, ne vedremo delle belle. Grande Giove. Prendiamo la larga sta curva, altrimenti ci incastriamo con il rimorchio qua e andiamo a recuperare un altro po' di soldini. GG. GG. Dai, vediamo un po'. Oh, il treno sta passando adesso. Vediamo un po' quanto recuperiamo. Ma questo gira. Gira parecchio, gira, eh. 15.000. Si è abbassato il prezzo. Vediamo un po'. Se c'è un altro punto dove ci offrono qualcosina in più. Ai ai ai, si è bloccato il gioco, dai. Ok, allora si è sbloccato, perfetto. Barbabietole, mulino di grano Fesblu, ma tu guarda, io ce l'ho proprio vicino, ma guarda un po', ce l'ho più vicino. Ok, yeah, alright. Rapita una bella sprite. E infatti ce l'avevo proprio là dietro, ma tu guarda un po'. Cavallucci. Poi dobbiamo anche, mi sa che devo comprare i maialozzi qua. Ho anche il macchinario per farli, per preparare la loro pappa. Food big food, eccolo qua, qua devo scaricare. Yes, a pitch time MS. Dove sta? Allora dovrebbe stare più avanti là, eccolo là.
Gigi va a sfiorare la lama. Facciamo tutti in economia qua. Oppla. Ottimo. E io pago. Però era una coltura, un raccolto che non ho portato da diverso tempo. La barbabietola e la patata. Infatti, pardon, le patate, perché soprattutto per le patate il macchinario è un po' piccolino, quello per raccogliere. E tra la semina delle patate e la raccolta, insomma, si spendono un sacco di soldi, però non è proprio non porta un buon profitto. Però per variare si può dare anche, si dà uno strappo alla regola, e quindi mi sa che quasi quasi maialozzi li prendiamo. E sto pensando addirittura di vendere la farm là sopra, ora che ci penso. E trasferire tutto dove c'è il recinto dei cavalli, effettivamente potrebbe essere una buona idea da valutare, anche perché recupererai un po' di soldini là. Vedremo. On va voir si je vais changer l'ubication de la farm principale. Je pensais de la déplacer où j'ai le cheval. Et donc, je vais réfléchir si ça. Si sera une bonne idée ou une mauvaise idée. Et voilà. Però guarda, mo dovete un macchinario così grosso, maestoso. Ti aspetti, stai per strada e magari qualcuno, no? Sbadatamente si ferma un attimino così col cellulare in mano, e tu vuoi dare un colpo di clacson per farlo ritornare con i piedi per terra, no? Ma tu vai a dare un colpo di clacson, senti questo? Cioè ti giri e credi di trovare lo scooter, invece ti trovi con un bestione enorme. Dice, mamma mia. Bella la raccolta. Allora, quanto abbiamo recuperato? Vediamo un attimo. Allora, vendita. L'hanno venduta, no? Costi simili, no? Entrate dal raccolto. 39.000 dollari, euro, buono. Ah, ecco, ieri ecco quello che ho fatto. Ho venduto 245.000 euro di raccolto. E stiamo sempre in positivo. Ah, ecco, vedi, ieri sono andato in negativo. Eh sì, quindi oggi è lunedì, ok, nel gioco, perfetto. Allora, Turbo Star, dove sta? Turbo Star, dove sei?
Ah, sta là, sta. Eccolo là. Kit, vai col turbo. Pam paravam, pam paravam, pam paravam, pam pam. Andiamo a guidare il Turbo Star. Allora, io ho guardato le live di altri amici streamer e c'hanno proprio dei tempi ben definiti, non crescono in maniera rapida. Quindi hanno proprio i cicli di crescita. Allora, se non mi sbaglio, dipende, due giornate, tre giornate, il tempo che in effetti ti cambia la stagione, ti cambia pure la temperatura del terreno, queste cose qua. Ci sta Whoopa Runner che è proprio bravissimo, anche lo stesso la Zappa Store. Se poi vuoi avere proprio la spiegazione di tutto questo alla libretta, proprio allora bisogna bussare alla porta dell'ufficio del gran maestro di farming Jason, e là lui ti sa dire tutto con estrema precisione. Il gran maestro Jason. Belle ste barbabietole. Quasi quasi vado pure a vendere. Abbiamo riempito. Ma sto ancora su mezzo qua. No, allora riempiamo prima il mezzo e poi andiamo a vendere. Comunque con la season poi ci sono anche i periodi in cui puoi piantare un tipo di pianta. Hello Hussein, welcome to the stream, how are you? Salut Usain, bienvenue dans la direct. Esatto, sì. Solo che ancora devo capire come si legge quel calendario, perché non avendo ancora mai utilizzato la season, non è che ho prestato molta attenzione. Però mi pare che la simile poi è quella là orizzontale. Quella verticale invece, se non ricordo male, è quella per la vendita dei prodotti. Infatti Jason, io molto spesso mi vado anche a vedere le repliche o i video che ha pubblicato, proprio per questo motivo qua, perché ci uscirà pure con Farming 22, mi pare che uscirà già di serie, diciamo così, la season, e quindi per non farmi trovare impreparata a sta cosa, allora me la vado a studiare bene. Ma la prima cosa che farò, ovviamente, a parte il fatto di continuare a seguire le live del gran maestro Jason, poi comunque, siccome vorrei anche iniziare a simulare la coltura anche secondo i periodi, secondo le temperature, quindi presterò attenzione, massima attenzione. Ovviamente pure Whoopa Runner, pure bravo, anche lui 9 gire, 0, il mitico gire, anche lui durante le sue live, e quando utilizzava e ha utilizzato la season,
nella live, mentre faceva una cosa, il ragionamento lo faceva ad alta voce, quindi ti faceva anche capire il funzionamento, il perché di piantare, che ne so, la colza piuttosto che il frumento, e faceva un mini tutorial, un po' come lo fa il mitico Jason. E quindi sono molti, ma molti streamer amici nostri molto preparati su farming, e infatti io da là vado a prendere spunto, e poi quando prendo spunto da uno degli amici streamer io lo dico chiaramente, non mi creo il problema di dire, di voler sembrare, sai, quello lì che attinge conoscenza da altre persone. Assolutamente, se non è farina del mio sacco, non dico che il pane che ho prodotto è mio, ma dico che il prodotto è stato realizzato grazie al brevetto di i consigli di, ma è un fatto di onestà, anche perché non è che mi cambierebbe un granché, anzi forse mi cambierebbe qualcosina, ma non in bene, perché poi si perderebbe la stima prima per la persona e poi per lo streamer. Quindi io, siccome ci tengo molto alla reputazione mia, sia qui online ma soprattutto nella vita reale, allora come mi comporto nella vita reale, così mi comporto nell'ambito virtuale, senza crearmi alcun personaggio, perché i personaggi poi li vogliono sempre, per cui preferisco più che apprezzino la persona. E poi tutto il resto, ecco. Stima della persona è la prima cosa, stima e rispetto della persona. Poi tutto il resto. Jürgens. Ora pronomi. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai i nervi! Ai ai ai. Addirittura. E allora, quasi quasi, o meglio farla risalire, mo la raccolta. Peggiore delle ipotesi, torno indietro e scarico. Allora, c'è il camion che è quasi pieno. Yes. E caro Maurizio, è così, comunque FS22, Canisciun FS. Non so, ma l'ho caricato questo sound alert? Canisciun FS. Mi sembra di sì. Cosa con il nuovo farming? Dimmi, dimmi. Perché così stuzzichi, stai stuzzicando la curiosità qua. Al grado di maturazione come stiamo messi qua? Vediamo un po'. Dice rimuovi steli. Ah, pronto per la raccolta. Ah, cos'è? Vi aggrega tutti quanti una volta in live nelle relative farm. Vi aggregate tutti quanti e una volta per uno lo portate in live nelle relative farm. Ognuno si fa la farm che vuole. Aspetta.
Tu dici, invece di andare tutti quanti insieme in live, diciamo ognuno va in periodi orari diversi, questo intendi dire? Allora, ad esempio, oggi fare la live tu e chiami tutti, domani lavori. Ah, ho capito. Ah, sì, per non accavallarci, ma mi sembra anche giusto. E infatti, la zappa storta mi ha suggerito di portare farming il sabato. Infatti, lui adesso il sabato sera non porta più farming, ma mi pare che porta SnowRunner. Quindi, pure io, per esempio, cerco di evitare sta cosa. Ho capito quello che dici tu. Anche perché poi sembra quasi quasi che uno vuole togliere il pubblico all'altro amico. Sì, ma è così, ma la penso pure io così. Sì, ma infatti poi uno magari può anche seguire i consigli di chi ne sa più di lui. Magari se io scopro una mod di un macchinario, come ho sempre fatto, guardo, utilizzo sta mod perché, ad esempio, l'impianto di produzione di biodiesel ti fa risparmiare non pochi soldi. E la condivisione aperta di queste cose qua senza il segreto di Pulcinella. Concordo pienamente. Ah, questo sì. Qui probabilmente qualcosina a breve ci sarà. Willa, i piani. Waio, come stai? Buongiorno, buona domenica. Hai già fatto carica caffeina? Se non l'hai ancora fatto, puoi andare al bar dove c'è il deposito mezzi. E c'è il caffè pagato. Poi se non prendi il caffè puoi prendere qualche altra cosa. Oggi offre Zio Dab qua. Maurizio, per esempio, le produzioni noi diciamo non le facciamo, però per esempio Nick le ha portate medica, queste cose qua le porta sempre. Quindi per esempio ho scaricato una mod adesso che mi farà, dovrebbe produrre zucchero. E penso proprio che la porterò in live sicuramente fra qualche giorno. Aperitivo, allora mi sa che devi aspettare un po' perché devo ancora finire di raccogliere lo zucchero qua. Ah, ecco. Aspettiamo, ti faccio vedere quella che ho scaricato prima. Vediamo un po'. Allora, Sugar Beet, ecco questa qua, anzi quasi quasi la installo pure. Ah, sì, questa è quella che ha portato Nick. Oh, quasi quasi dopo la installo. La metto in mezzo, tanto sto recuperando piano piano qua i costi. Aspetta un attimo che vedo, eh. Allora, vediamo i messaggi. Ah, ok, mi è arrivato adesso, perfetto, grazie. Operativo come sempre, il super ministro. Oh, ma infatti, pure per variare, un po' il discorso di ieri sera che faceva l'amico, il fatto che può risultare un po' monotono, almeno così uno varia. Questa è una cosa che devo portare insieme anche a quella della fabbrica dello zucchero. Ma lui è super ministro.
della Repubblica del Dub. Oh, ti ripeto, anche perché ho portato la maggior parte delle volte, ho fatto grosso modo sempre le stesse cose, quindi per esempio, come hai detto tu, pure per variare le attività è sempre bene trovare una buona alternativa, che poi potrebbe risultare gradevole come magari poco interessante, però almeno uno varia. E io fortunatamente sono uno di quelli che, quando qualcuno gli consiglia una mod, una cosa, e gli dice vedi un po' che ne pensi, io tranquillamente lo faccio. Poi dico pure, ovviamente, la mod mi è stata gentilmente consigliata da Maurizio Max, un nome, una garanzia. Seguo anche io, eh. A proposito, se non conoscete il canale di I Piani Gaming, mi raccomando, lasciate un bel follow, ma soprattutto, come sempre vi ricordo, attivate la campanellina, altrimenti quando vanno in live non vi arriva la notifica e voi vi perdete delle belle live. Quindi, mi raccomando, campanellina, attivate le notifiche sui vostri dispositivi, che sia cellulare, che sia tablet, che sia anche su PC. Ecco, e mi ricordavo, infatti pure Maurizio prima lo diceva a proposito del famoso calendario, la tabella, che poi per esempio, se non ricordo male, i piani per seminare, poi bisogna anche guardare come si dice, il tasso di umidità del terreno, la temperatura del terreno, giusto? Perché io mo così en passant ho visto un po' di live e di video che pure io mi sono un po' che ci ho provato pure qualche volta ad utilizzare la season, solo che quando avevi i campi diciamo già preparati, ho perso un paio di volte il raccolto e quindi ho desistito. Però con la season che sarà inserita di defu in Farming 22, sicuramente sarà molto più piacevole iniziare pure un pochettino a capire come funziona, che poi in effetti è come l'agricoltura nella vita reale. Ad esempio, nel periodo di novembre-dicembre crescono i friarielli. Bravo, poi pure fatto quando piove è un casino, bravo. Un'altra cosa, che con la season è molto più realistica, quindi magari potrebbe capitarti che piove un po' più spesso e tu rimani imballato, non puoi raccogliere. Questa è un'altra cosa che bravissimo, bravo Riffino, mamma mia. Quando tu magari là devi aspettare che cambi il colore perché non è perfettamente asciutto, sta cosa qua, questo sì, questo è vero, soprattutto quando lo fai sul campo, perché più o meno quando c'hai la mod con le essiccature, sai, tu più o meno te la cavi, ma sul campo è diverso. Ah, ecco, beh sì. Eh sì, perché per via pure degli slot limitati,
Questa sì. Infatti la maggior parte, buona parte delle mod che sono per PC purtroppo non ci sono per console. Ah, ok. Io sapevo degli slot limitati, anche su PC sono limitati. Io solo una volta li ho esauriti tutti, creando una mappa un po' particolare. Sì, infatti ora non ricordo quanti abbellimenti avevo messo sulla mappa, tanti, però poi ovviamente per caricarla la mappa ci impiegava un sacco di tempo e allora poi l'ho portata anche in live l'anno scorso e questa mappa fatta bellina. E avevo chiamato il villaggio Italia. C'era un ristorantino qua con il giardino, tutte queste cose qua. E poi dopo sono andato tutto perché una volta realizzato il video poi ho chiuso. Io ho fatto più o meno la mia azienda da PlayStation. Ah, hai anche un canale YouTube, i Planning. Approfittiamo così magari puoi scrivere il titolo. Ah, ok. Perché se hai, per esempio, pure se tu avessi avuto un canale YouTube, avremmo fatto pure un po' di sponsor al canale YouTube. Basta scrivere semplicemente il nome del canale. Che al momento ah, caspita. Ma effettivamente, come che mi hai fatto pensare? L'importante è che stai bene. Poi alle live c'è tempo. Ah, come si chiama? L'amico. Così magari facciamo un po' di pubblicità. E magari se qualcuno guardando questa live o questo video in replica, va a fare un salto nel canale dell'amico. Basta scrivere soltanto il nome del canale, evitando di mettere il link. ChrisNick82. Allora, per voi che state guardando questo video in diretta, o se lo state guardando in replica qui su Twitch o su YouTube, se vi trovate a passare su Twitch, oltre a seguire, se vi fa piacere, il mio canale attivando la campanellina, seguite il canale di i piani gaming e poi ovviamente ChrisNick82. Come sempre mi raccomando, attivate la campanellina e attivate le notifiche sui vostri dispositivi. La 1, la 2 o la 3? E mi dico Maurizio Max, come sempre operativo a 100 100. Ha fatto il SEO. Cock, he shoot a face. Ha capito? Effettivamente un grande moderatore, il super ministro. Funicolare senza corrente, ragazzi. Queste non so se le conoscete. Questa è una battuta del film di Totò Miseria e Nobiltà. Il principe Antonio De Curtis, in arte Totò. E dimmi una cosa, i planning. Come nasce il tuo nick?
Perché io, per esempio, da blogistica è nato perché era il nickname su Steam. Perché all'inizio, quando portavo Eurotruck, sai, mi divertivo a far finta di avere un'azienda. E quindi Dub, che sono le prime tre lettere del mio cognome, e poi logistica, beh, perché i viaggetti fra Eurotruck e ad American Truck erano tanti. Ah, devo andarla a visitare. Avete qualche pagina Facebook per caso? Facebook, qualche sito internet? Così io poi, se avete una pagina Facebook, la metto il follow. Sia perfetto. Così poi metterò sia il mi piace dal mio profilo personale, sia il mi piace dalla pagina Dub Logistica Gaming. Così quando vi arriva una notifica che Dub Logistica ha iniziato a seguirvi, sapete che sono io. Quindi si chiama sempre I Piani Azienda B. Ok, perfetto. Allora, se avete un account su Facebook, e allora followate, lasciate un bel mi piace, seguite anche la pagina Facebook di I Piani Azienda Bio, mi raccomando. So if you have an account on Facebook, please follow I Piani Azienda Bio. Thank you so much. Thank you. And as well, follow I Piani Gaming here on Twitch. Thank you. Figurati, poi di questi tempi qua, che insomma, con questi tempi di magra, anche se so che il mio canale non è particolarmente seguito, però tante volte questo messaggio qualcuno potrebbe ascoltarlo su YouTube, perché poi tutte le mie live, tutti i miei contenuti fatti creati qui su Twitch, poi li lascio in archivio su YouTube nel canale Dub Logistica, per cui lascio sempre una traccia. Prodotti bio. Ah, e allora, visto che ci troviamo, facciamo un po' di pubblicità per bene, visto che sei una bravissima persona, tutte brave persone, ma in particolar modo oramai ti conosco da un bel po' di tempo. Dici un pochettino cosa producete. Prodotti bio, quindi ovviamente parliamo di prodotti genuini, non geneticamente modificati. E beh, e scusami se poco, di questi tempi gusti chiari l'uno, come si dice a Napoli, le cose buone bisogna sempre provarle. Sosteniamo le nostre aziende italiane, mi raccomando. Sosteniamo le piccole e medie imprese, anche quelle là che sono un po' più grandicelle. Sosteniamo la catena agroalimentare. Ottimo, quindi legumi. Leggo per chi non ha l'occhio svelto. Ovviamente, per voi che state guardando il video in replica, la chat la trovate in basso. E allora, i piani, allora com'era? I piani azienda bio produce legumi, cereali, farine e anche i salumi. Quindi andate su Google e se avete esercizi commerciali quali negozi di alimentari, andate su Google, digitate i piani azienda bio
e acquistate i suoi prodotti, ovviamente fate girare l'economia italiana. Quindi io dico l'azienda dell'amico AI Planning, ma se avete anche altri, conoscete altre persone che hanno aziende che hanno deciso di soprattutto sostenere l'economia italiana, ecco, date una mano a queste aziende, ma raccomando, perfetto, grande Maurizio Max. Poi dopo pure io andrò a dare una bella occhiatina qua. Voi a livello di vendita le fate solo all'ingrosso oppure eventualmente le fate anche a dettaglio, nel senso che se uno volesse acquistare i vostri prodotti ed è un privato lo può fare oppure al momento avete, diciamo così, non prevista la vendita al dettaglio. Ovviamente lo so che ci sono dei costi, insomma dei trasporti, quindi potrebbe eventualmente non essere conveniente, però magari sai, tante volte uno ci pensa e dice quasi quasi lo apro anche al pubblico, cioè al privato. Sosteniamo le aziende, voglio, ma raccomando, diamo una mano agli imprenditori italiani. Noi italiani siamo conosciuti come popolo molto solidale, quindi sosteniamo le aziende italiane in Italia, soprattutto quelle che hanno sede in Italia. Ah, perfetto, quindi vendete anche al dettaglio, perfetto, almeno così facciamo la pubblicità completa. Quindi se siete famiglie e volete acquistare dei prodotti buoni, acquistate i prodotti italiani, ma acquistate i prodotti di iPiani Azienda Bio, un nome e una garanzia. Maurizio, fai questa clip qua, così la mettiamo come come sponsor. Facciamo un po' di pubblicità all'azienda qua e magari se le cose andranno molto molto bene sicuramente ci ricorderemo di quando Zio Dab, o meglio Fabrizio, ha fatto pubblicità all'azienda ed è diventata ed è aumentato ed è stata, diciamo così, molto apprezzata da tutti. Sotto Covid, nel senso che è bloccato, non ho capito. Sotto Covid. Ah, bella sta cosa. Ma voi avete un canale YouTube? Perché vedi, è importante questo. Se non avete il canale YouTube, apritelo. Perché voi potete lasciare traccia. Anche perché ultimamente ho notato che Facebook, le live non le conserva più, fa un po' come Twitch. Dopo 15 giorni, se non erro i video, ora non so se tutti i video, ma alcuni video spariscono. Uila, Siberian, carissimo, grande. Buongiorno, buona carica caffeina, carissimo. Ingegnere, direttore dei trasporti. Buongiorno e buona carica caffeina. Hai già fatto la carica caffeina? Se non l'hai ancora fatta, se passi al bar al deposito mezzi,
Stamattina offre zio Dab qua. Ecco, bravo, Siberia, ne faccio la stessa cosa. Infatti lo consiglio a tutti quanti. Anche chi è, come si dice, partner, ha comunque un periodo limitato per avere i salvataggi qui su Twitch. Quindi, e poi la cosa è molto semplice, tra l'altro, perché non devi nemmeno più scaricare il video e ricaricarlo, ma lo fa direttamente dal menu, dalla voce del menu. Wii Pianing, grazie ancora per essere passato in live e mi auguro di essere stato all'altezza qua di lavorare in campo. E allora in bocca al lupo all'azienda. E se Maurizio Max ha fatto pure la clip della promo, magari la pubblicizziamo pure. Ciao Pianing, grazie ancora. Buona carica batteria e buona continuazione di giornata. Esatto, bravo Aschi, esatto. Anche se per un periodo non so perché non mi ha funzionato questo fatto del collegamento quando hanno fatto il reset Twitch, non so che ha fatto. Per un periodo ho dovuto caricarli manualmente. Li scaricavo e poi li caricavo. Fortunatamente però ho una connessione abbastanza veloce, quindi non ho avuto problemi di tempistiche lunghe. A disposizione, caro i Pianing. Alla prossima e torna presto in live, dai. Maurizio, già hai fatto gli onori di casa a Siberian qua, io non sempre riesco a leggere la chat qua. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai nervi! Hai capito perché lo chiamo super ministro a Maurizio Max? Scusate, allora dovete sapere, per chi segue anche le mie live su Eurotrack, l'amico Aski mi ha fatto conoscere le internal mod. Infatti il venerdì quando io porto Eurotrack Simulator 2, tutto ciò che vedete all'interno della cabina è parte, una buona parte degli accessori che vedete in cabina e che vedrete in cabina, tipo il tablet, la signorina che mi fa compagnia durante i viaggi, l'illuminazione a neon, li ho conosciuti grazie a lui. E infatti insomma, grazie. No, si sta seccando tutto qua, ai ai ai. E insomma, grazie all'amico Aschi che ho conosciuto queste cose qua. Esatto, sì. No, ma poi sta lì tranquillo. Scusate, ma devo citare qua. Allora, stadio 7. No, l'ho fatto, vabbè, come non detto. Ho citato troppo qua. Ho citato in diretta.
Ah, mannaggia, ma si è seccato tutto, vabbè. Si è seccato tutto. Grazie. Siberian, Aschi, grazie per essere passato in live. Buona continuazione, buona giornata e buon appetito. Ah, però, giusto in tempo si è seccato il campo qua. Quella Macho Macho King. Complimenti per la gara di Formula 1. Ieri sera mi sono complimentato con il team della Zappa Storta, ma soprattutto con il grandissimo pilota. Uii, guarda chi è entrato. Ah, team la Zappa Storta. Puff. E appare come per magia. Ragazzi, guardate qua. Ho perso come minimo 150 metri di raccolto. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Eh sì, mi sa che mo sto camion qua. Forse al momento non lo vado a vendere ancora. Non lo vado a vendere. Ho provato a cittare prima. Cittare, nel senso di volevo ripristinare il campo perché purtroppo ho lavorato in 5 per qua velocità e mi ha fregato tutto qua il campo e si è seccato e volevo utilizzando la mod quella lì che ripristina i campi super forza e mi ha fregato. In pratica ho messo il frumento in testa sul campo e qua invece sulle barbabietole, vabbè. Comunque tutto sommato ho recuperato una buona parte della spesa qua. Però mo per il momento, una volta terminata la lavorazione sul campo, poi il macchinario lo vendo perché mo metterò un po' di maialozzi. Metterò qualche altra mod. È la mod che mi ha consigliato Maurizio Max, ecco, e quindi è per questo che inizierò a mettere un po' di maialozzi anche qua. E allora, carissimo Macho King, ha già fatto carica caffeina? Se non l'hai fatto, approfitta. Zio Dab stamattina offre il caffè a tutti. Basta andare al bar dove c'è il deposito mezzi là e prendi il caffè, o se puoi prendere il tè o qualche altra cosa, vai là. Il mitico Macho King. Ah, però sì, ma quello là in giallo. Ha capito? Giustamente. Giustamente, okay, nessuno è fisso. Ovviamente offro io se vai al deposito mezzi. Ah, ma il Turbo Star sta di là. Beh, qua possiamo passare che oramai è tutto secco. Mannaggia, beh che ho sprecato quanti carichi. Un bel po' di semi qua, mannaggia. Vabbè, tutto sommato abbiamo fatto una bella scorta qua di bababietole. Ecco qua. Macho King, Macho King, su Formula 1 tu fai bling, fai volare la macchina e ci fai divertire perché tu sei Macho King, Macho, Macho King, I wanna be a Macho King. Mamma mia, stamattina sto facendo un sacco di pubblicità.
Stamattina non so perché, ma forse è quel caffè che ho preso stamattina, mi sa che il caffè del Patacca è proprio buono, perché in questo momento sto il mio bar qua in azienda usa il caffè Patacca, un nome e una garanzia. Eh sì, perché ho mandato il tempo in avanti a 5 per. E mi sa che qua ne avrei avuto ancora per almeno altre 4 ore. Ah, il caffè. Sì, turbo. Quella, carissimo, buongiorno. Turbo, quella. Ho lasciato aperta la chat, ho detto così, chi vuole entrare, entra. Carosissimo, Buongiorno. presidentissimo. Macio, com'è andata l'ultima gara? Diventa una voce sospetta. Quella è la voce del presidentissimo qua. Esattamente. Sì, ma stamattina chi è che paga? Maurizio, il caffè. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Ah, ragazzi, è stata una lunga live. Ecco. Ok, allora approfittate, visto che Maurizio che oggi offre il caffè, anzi lui offre l'aperitivo, io offro il caffè, quindi chi vuole fare l'aperitivo si mette nella lista Maurizio Max e dica al barista offre Maurizio il presidentissimo. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Come stanno andando le qualifiche? L'altra volta sei stato veramente un gran pilota. Mi sa che dovrebbero. Non mi dà retta, non mi dà. Grazie, grazie. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al Sì. mese? Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Questo è lo stipendio di Macho King. Il team La Zappa Storta, bello però sto team, eh. Potrebbe diventare realtà eventualmente. Se c'era la platform si poteva fare. Perché effettivamente suona bene. È atipico come nome. Però ha funzionato e quindi se ha Urge, funzionato. Arbronami, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, mettetela con questo litanio! Alfredo, Alfredo carissimo, ben ritrovato, non so se è uscito, se, comunque ben ritrovato. E quindi cari ragazzuoli, ca nisciuno è fest, diceva il grande Do. Comunque scherzi a parte. Tutto sommato, sta live è andata bene, a parte qualche solito problemino, però mi sono divertito con tutti quanti voi. E Beh, ieri sera è una bella live, dai. decisamente, ma pure stamattina, non male. Ieri sera è andata proprio alla grande, ma secondo me il merito è tuo, anzi, è merito vostro in generale, che insomma mi avete tenuto compagnia e insomma. Onore e piacere. Eravamo parecchiucci a un certo punto, Sì, è parite Rixio, insomma, si chiacchierava, insomma, chiacchierava di tutto. stato bello pure il fatto che fortunatamente quell'amico ha introdotto il fatto che a non tutti piaceva farming e quindi è stato Parlato portato. di tutto. Esatto, sì. Non è stata una live incentrata prettamente su farming, ma è stata molto più ampia. Avvias, grande, infatti mi ha avvisato Twitch che la live è andata ottima ieri sera. Il record assoluto del mio canale. Siamo andati alla grande. Decisamente.
Mancava solo uno che si è addormentato. No? Cioè. Non facciamo nomi, ma un certo patacca. Lo... Caffè patacca. Ma proprio una patacca, proprio. Caffè patacca. Patacation. Il migliore del mondo. Yes. The best in the world. Venite a consumare caffè patacca. E poi se volete fare l'aperitivo, passate dal bar qui, aziendale, e mettetevi nella lista Maurizio Max e lui offre l'aperitivo. Da me prendete il caffè, poi passate a fianco e fate pure l'aperitivo. Stasera non fa, live, non fa la live perché vuole vedere la Formula 1. No, già ieri sera si è addormentato. No, ma pure io stasera comunque... Stasera è time out. Si riparla martedì direttamente con l'appuntamento con il Turbo Star di Raf Garage. E c'è qualcun altro che vuole fare un po' di sponsor al canale? Visto che ci troviamo, che siamo quasi a termine della live, quindi approfittiamo di questo momento. Poi faccio i ringraziamenti. Sponsorizziamo Maurizio Max. Grandissimo. Vi serve un DJ a disposizione, ve lo fa anche, basta che gli offrite un aperitivo e lui tranquillamente vi anima tutta la giornata. ragazzi, comunque, a parte gli scherzi, approfitto, visto che siamo anche al termine della live, allora approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a farmi compagnia stamattina, che mi avete fatto compagnia ieri sera. Ringrazio come sempre Maurizio Max, il grande Macho King, il super presidentissimo La Zappa Storta e tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia ieri sera con Aspettando Farming 22 e stamattina con Domenica Caffè in Farm. E devo dire la verità che questo format pare che stia iniziando forse a piacere un pochettino. E allora io come sempre approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete seguito durante questa live della domenica mattina. Ringrazio voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e voi che lo state guardando su YouTube. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione termina qui, quindi io vi ringrazio. Se siete interessati ad acquistare Farming Simulator 19, che adesso si trova a un prezzo scontatissimo, e a preordinare Farming 22, nella descrizione dei video, sia qui su Twitch che su YouTube, ovviamente, troverete 5 link, fra cui uno è quello per acquistare i giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, e poi i miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Questo video sarà disponibile su YouTube martedì. E allora, detto questo, io vi ringrazio tutti e adesso continuo a fare il giro di saluti e ringraziamenti, adesso in lingua inglese, poi francese, napoletana, e poi ci congederemo augurandovi ovviamente una buona continuazione, non sapendo in quale ora della giornata voi stiate guardando questo video, vi auguro una buona continuazione. Grazie mille e adesso andiamo avanti. So thank you so much for making me company, thank you so much for watching this live streaming, thank you so much as well if you are watching this video on rerun here on Twitch or on YouTube. You can find this video on my YouTube channel on Thursday at 12 p.m. if you are interested to buy this game or other games for multi-platform at a lowered price up to less 70%, you can find in the video's description
a few links that are the link where you can buy games with the low price, and you will find other four links that are my social media channel, so YouTube, Facebook, Instagram, and as well Twitch. If you are watching this video in rerun, the programmation ends now. Our rendezvous is for Thursday with the Euro Truck 2 with the Turbo Star Baraf Garage. So thank you so much again, and now I will talk to my friends and in Neapolitan. Thank you so much. Et alors, merci pour la compagnie, merci pour être resté syntonisé dans la directe. Merci beaucoup à vous aussi que vous avez regardé cette vidéo en réplique ici sur Twitch et bien sûr sur mon canal YouTube. Si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver 5 liens dans la description du vidéo, qui sont naturellement le lien pour la site internet pour acheter les jeux multiples formes, puis autres 4 liens qui sont mes canaux social media, qui sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, notre programmation de la semaine, elle est terminée. Le rendez-vous, c'est pour mardi, dans l'après-midi, avec Euro Truck Simulator 2, avec le Turbo Star Draft Garage. Voilà, merci beaucoup à tous. Et maintenant, je vais vous dire au revoir à Napolitain. Et alors, voyou. Io vi ringrazio ancora una volta per mi aver fatto compagnia. L'appuntamento con Farming Simulator 19 è per sabato prossimo. A sera e poi a mattina un caffè in farm. Ci prendiamo un caffè alle 10 e mezzogiorno. Sempre cango per Twitch. Poi, se siete interessati a vaccare questo gioco attivo che scontate fino al 70%, multipiattaforme, quindi la PlayStation, l'Xbox, eccetera, eccetera, dalla descrizione dei video. Se che in coppa Twitch e in coppa YouTube, trovate 5 link che sono quello là, poi siete internet a roba potete accattare il gioco scontato, 4 link ovviamente, che invece sono i link per seguire i canali social media che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. Poi questo video lo potete guardare in coppa YouTube martedì mattina a mezzogiorno. Per voi che state guardando questo video in replica, la programmazione è terminata. L'appuntamento invece è per la settimana prossima, sabato e sera, con aspettando Farming 22 e poi domenica mattina. Nessuno è fesso! Ha capito? Domenica mattina con un canale con un caffè in farming la mattina. E allora io ringrazio a tutti quanti, thank you so much, merci beaucoup, grazie mille a tutti, grazie a tutti per la compagnia. Io vi auguro una buona continuazione. E state buone.
Dai.